Secondo lei, un'eventuale lista fucsia, una lista di Brugnaro alle prossime elezioni qua a Chioggia, come la vedrebbe? No. Le prossime comunali, secondo lei, una lista fucsia, la lista di Brugnaro a Chioggia, avrebbe successo? Anche io sono una, lo so. La lista di Brugnaro, Brugnaro per Chioggia, cosa ne pensa? Potrebbe avere successo? Penso che il nome è buono, è anche una persona capace, e non è la prima volta che va in lista per altre politiche, e penso che sarebbe una soluzione discreta, non dico buonissima, però nell'arco del tempo, e poi mi pare che sia anche uno che conosca i problemi di Chioggia, cioè non sarebbe mica male, non sarei contrario. Poi sai, la cittadinanza che decide, anche noi a Chioggia qua abbiamo delle brave persone e potrebbero affiancare anche... Ci ha una lista di Brugnaro che a Chioggia alle prossime elezioni comunali? Non posso niente. Tu non pensa niente? Non posso niente perché... La vede bene, la vede male, pensa che sia conosciuta, pensa che sia votata? No. Non le piace? No. No, grazie quindi. No, grazie. Tasto delicato. Oggi come oggi è difficile mirare a una persona che qua a Chioggia personalmente conosciamo un po'. Lei cosa ne pensa? Potrebbe essere una cosa valida, una cosa... Per quanto io possa conoscere Brugnaro, cioè non è da tanto che è sindaco, sì. Però a quello che si vede nella stampa, nella televisione, sembrerebbe una persona abbastanza capace, cioè fa vedere la sua buona volontà, diciamo che mi starebbe bene. Grazie. E allora, soddisfatti del mercato di oggi, di Zioba, come sta andando? Sempre bene qua a Chioggia, va sempre bene, abbiamo una clientela che è favolosa e ci divertiamo. E con i prezzi come siamo? Siamo bassissimi oramai siamo bassissimi, abbiamo bisogno di lavorare tutti quanti e abbiamo bisogno che anche il cliente sia soddisfatto. A maggio ci dovrebbero essere elezioni, si vocifera che ci sarà una lista civica, una lista fucsia, quella di sulla fattispecie di quella di Brugnaro a Venezia, che appoggerà la lista Casson. Lei cosa pensa di una eventuale lista fucsia? Ma sarebbe una bella cosa, perché almeno anche Casson avrebbe un appoggio, cioè avrebbe un po' di più forza per fare certe cose. Quindi secondo lei che giochi potrebbe piacere una lista fucsia? Certo. Dovrei vedere chi si propone, perché non so se dare l'opportunità a tutte donne, se fosse meglio o peggio. Dovrei vedere le persone incaricate e decidere. Brava, grazie.